Nato a Chicago nel 1931 e morto a Jersey City nel 2007, Andrew Hill è stato un compositore e pianista di enorme livello, tutto sommato sottovalutato rispetto al suo valore. Come di consueto, è il contesto a segnare la differenza. Hill ha pubblicato la parte principale della sua opera in alcuni dischi usciti per la Blue Note negli anni 60. Otto titoli, tra i quali spiccano Judgment, Point of Departure, Andrew e Compulsion, ai quali si sono aggiunti poi altri quattro lavori registrati negli stessi anni e rimasti inediti. Lo stile di Hill però era troppo trasversale e poco definibile. Le sue melodie articolate e frastagliate non avevano lo stesso impatto dei dischi di hard bop prodotti dalla Blue Note. La libertà e la visione sperimentale non contenevano lo stesso furore trascendentale del free jazz, per non parlare delle atmosfere del nascente soul jazz e il confronto con il sicuramente più popolare mondo sonoro davisiano. Il punto centrale della figura di Hill è il suo voler rivedere, ampliare e riscrivere le leggi del jazz dall'interno, espandendo obiettivi e possibilità del linguaggio. La lista dei musicisti con cui collabora può dare un'idea di questo aspetto. Kenny Dorham, Eric Dolphy e Joe Henderson sono la sezione fiati di Point of Departure. Come batteristi sceglie Elvin Jones, Tony Williams, Joe Chambers e Billy Higgins. Nei vari dischi coinvolge Woody Shaw, John Gilmour, Bobby Hutcherson, Charles Oliver e Joe Farrell. Una vera e propria enciclopedia delle varie correnti del jazz americano degli anni 60. Le formazioni vanno dai classici quartetti e quintetti per allargarsi al sestetto di Point of Departure e al nonetto in Passing Ships. La sua capacità di non dare per scontato nulla, di evitare i luoghi comuni, si è accompagnata alla maestria come compositore e interprete. Il suo senso del tempo, del tutto personale, la sua gestione della melodia, il dialogo fluido tra la melodia stessa e le architetture armoniche e ritmiche complesse e mai scontate dei suoi brani, provengono da studio e da forti convincimenti teorici. Le sue composizioni mettono insieme caratteristiche molto diverse tra loro, con estrema raffinatezza e, per quanto possa apparire paradossale, con una sicura semplicità di esposizione. Coerenza, complicazione, fascino, capacità di mostrare una sorta di altrove musicale, misterioso quanto attraente. La sua visione estetica, poliedrica e personale deriva anche dal percorso che lo ha portato fino al primo disco, vale a dire gli incontri con il pianista Earl Hines, con il trombonista e compositore Bill Russo, gli studi con Paul Hindemith, le jam con i vari musicisti di passaggio a Chicago, il lavoro prima con Dinah Washington e poi con Rahsaan Roland Kirk. Con la fine degli anni 60 termina il suo periodo di forte intensità discografica. Si dedica all'attività didattica nelle università della California e, pur registrando e suonando, diventa ancora più una figura ai margini della scena jazz. Negli anni 90 torna a New York e riprende l'attività nei club. Conosce così nuova fama con un nuovo sestetto chiamato, come il suo disco più celebre, Point of Departure, e formato da alcuni giovani musicisti emergenti del momento, come i sassofonisti Matty Herrick e Greg Tardi, il trombettista Ron Horton, il contrabbassista Scott Colley e il batterista Billy Drummond. Premi e riconoscimenti arrivano finalmente sia in America che in Europa, così come le pubblicazioni di alcuni materiali rimasti inediti negli anni 60. La sua musica, come quella di molti musicians, cioè quei musicisti conosciuti e apprezzati dagli altri interpreti, è stata riscoperta solo in un momento successivo. Dalla metà degli anni 90 in poi, le nuove collaborazioni, ma anche le pubblicazioni del materiale inedito, ne hanno decretato una fortuna, sia pur tardiva, di cui Hill ha potuto godere.